sembra davvero aver trovato la tranquillità che cercava, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Dopo una serie di relazioni finite male, l'ex Bonas di Avanti Un Altro pare aver trovato l'uomo giusto. Per lei è stato un lungo percorso caratterizzato dalla nascita del piccolo Michelino. Il bambino è nato durante la relazione con Francesco Caserta. I due hanno provato a riavvicinarsi dopo essersi fatti la guerra nei salotti di Barbara D'Urso e sui social, ma alla fine non ci sono riusciti. Nonostante qualche contatto sporadico, Caserta ha preferito non riconoscere il bambino. L'uomo è stato accusato pubblicamente di aver abbandonato lei e il figlio e all'epoca dei fatti fece sapere che avrebbe portato la vicenda in tribunale. Dopo Francesco Caserta, ha conosciuto Moreno Merlo, ma dopo una breve frequentazione la storia è finita male. Continua dopo la foto, adesso la Caruso ha deciso di voltare definitivamente pagina. Ha conosciuto un altro uomo, si tratta di Dario Soci, professione pugile, conosciuto nell'ambiente come DN Trouble, il guaiono, specializzato nella categoria dei pesi welter. Ha detto in un'intervista a Nuovo TV che lo frequenta da 2 mesi e le prime volte che si sono visti a Milano non è stato facile relazionarsi per via delle restrizioni del Covid-19. Continua dopo la foto, a compiere il primo passo è stato lui su Instagram, poi ha fatto una collaborazione con un'azienda e si sono incontrati grazie a un amico, ci stiamo conoscendo, sono rimasta colpita dal suo modo di fare. Alla Caruso piace che il suo uomo sia uno sportivo e ha spiegato che è una persona che si è fatta sola nella vita, non abbassa mai la testa e affronta ogni cosa. Dopo tutte le esperienze negative che ha avuto, ora ho paura e ci vado con i piedi di piombo, ho fatto fatica ad aprirmi. Continua dopo la foto, Dario Soci ancora non ha conosciuto il figlio di l'ex Bonas di Avanti Un Altro finché non sarà sicura della loro storia preferisce non compiere questo passo così importante. Per la prima volta in tutta la sua vita si sente protetta ed è felicissima. Hanno in comune lo sport, lei ha ripreso ad andare a cavallo, anche se a livello agonistico, mentre lui è campione del mondo di pugilato. Soci vive in Messico, ma starà in per un po'. Pubblicato il 23 marzo 2021 alle ore 14:37. Ultima modifica il 23 marzo 2021 alle ore 14:37.